Perché ci metti tanto, tesoro? Perché stiamo fumando erba. Scusa, mi sto vestendo. Zitta. Ma tesoro, sbrigati, c'è un sacco di gente che ti aspetta. Papà, rilassati, dai. Beh, fai presto. Cosa sta succedendo? Si stanno vestendo. Sheila, apri subito questa porta. Me ne sto occupando io. Con quale risultato? Sheila? Sì. Sbrigatevi. Non ci sono scuse per il tuo comportamento. Salve. Grazie. Prego, sì. Innamorato, ma che... Sì. Permesso? Non si crede. Scusa un momento. Guarda. Ma dai, non mi posso. Davvero? Mi scusi, il signor Berger? Sì, ma può chiamarmi George. Io credo che sia una festa privata e che sia meglio che ve ne andiate lei e i suoi amici, per favore. Crede? Sì, credo che sia questa la cosa da fare. Ok. Signor Berger. Scusatemi tutti quanti, signor, per favore, Berger. Fare silenzio. Signor Berger, voglio solo dire una cosa. Lei, no, voglio solo veramente che lei... Voglio solo dire due parole e poi ce ne andiamo. No, non mi interessa. Usciamo. Quello che deve lo dire. Lo so, ascoltatemi. Noi non eravamo invitati, un secondo. Signor Berger, scusi, io credo che sia il momento. Voglio solo parlare a queste persone un istante, ok? Davvero non mi importa, sì, so cosa non vuol importa, dire, signor Berger. Voglio parlare a queste persone. È una festa privata, prego, credo sia meglio che ve ne andiate. Voglio solo parlare a queste persone un istante, d'accordo? No. La prego. No, signor Berger, credo sia meglio che no. La prego. Signor Berger, sto perdendo la pazienza. Questa è una festa privata. Lei non era invitato e credo sia meglio che se ne vada. Ma lei non capisce. Io non devo capire niente. Ma lei deve Berger. Capire qualcosa. Deve non capire quello che quest'uomo io dovrà non fare. Non lo voglio sapere, Berger. Ma invece io dovrebbe saperlo. Lo sa cosa farà quest'uomo per non lei? Non mi interessa cosa farà quest'uomo. Beh, dovrebbe interessarti, Berger. Amico, perché lui andrà a combattere per te, amico. Andrà nel Vietnam a combattere per te. Per salvarti la vita. Non mi importa. Per salvare la tua pelle. O cosa farà lei? Voglio che se ne vada. Ti dirò una cosa. Se vuoi che vada via, dovrei buttarmi fuori. È esattamente quello che farò, signor Berger. Chiamerò la polizia. Non ho intenzione di scompigliarmi venendo alle mani con lei. Farò venire la polizia e la farò portare via, se devo. Ok. È esattamente quello che farò. Ok. Pinguino. Dunque, il mio amico Clade è innamorato. Ha visto questa ragazza a cavallo e... Mi scusi. Oh, Gesù. Ora... Occupiamoci di questo, signore. Ok. Gentilmente. Ok. Da gentiluomini. Ok. Ora, posso darle un piccolo consiglio? Sì. Porti il culo fuori di qui. Adesso. Ha finito? Ho finito, sì. Grazie. Ora ascoltate. Clade si è innamorato. E la ragazza di cui si è innamorato è seduta proprio qui, in questa sala. Lui vuole solo star seduto qui e vuole guardarla per circa 5 minuti. Sì, vuole soltanto guardarla. E così forse... Avere davanti la sua immagine quando sarà laggiù a combattere nella giungla. È chiedere troppo, questo. Dai. Voglio dire... Ehi, lo faccio per te, amico. No, un momento, non è quello che vuoi. Allora, Sheila, tu sei d'accordo? Ti sta bene se Clade sta seduto qui a guardarti per pochi minuti, prima che ce ne andiamo? Lei ha una faccia tosta incredibile, giovanotto. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got more hair, I got more head, I got more brains, I got more ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms.
I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my abdomen, I got life, I got life. Ecco, signori agenti,